Ciao a tutti ragazzi, io sono Dami ed eccoci qui con un nuovissimo video su Minecraft nel nostro Let's Play. Allora, episodio 33, come la stone nella fornace, 33, grazie stone nella fornace per avermelo detto. Sì, stavamo andando avanti con questa costruzione, io ho già cominciato a fare anche il primo piano, perché questo è il secondo, e penso sia venuto abbastanza bene. E abbiamo solo due ceste, però comunque la cosa più importante è il piano sotterraneo. Ok, facciamoci un po' di stone e illuminiamo anche un po', perché sennò non si vede un'emerita cippa. Allora, non so sinceramente come fare questa cosa qua. Magari, sapete cosa? Facciamo una piccola rientranza e facciamo una stanzetta ancora, dove terremo le cose più importanti. Non so ora, perché magari qua non ci sta tutto poi quello che dobbiamo fare. Qui non si apre. Allora noi facciamo così. Allora, proviamo. Ok, molto bene. Una piccola stanza, così almeno magari riusciamo a mettere più ceste e riusciamo a aumentare la capacità di archiviazione di questa cosa qua. Ah, come vedete qua c'è il legno della superficie. E questo episodio è già dopo Natale. Natale è già passato, mamma mia, che brutto, che brutto. Non so, magari qua sotto nei commenti scrivetemi cosa vi ha portato Babbo Natale. Sì, dico Babbo Natale perché magari c'è anche qualche gente più piccola e... Vabbè, cambia il discorso. Ok. E qui non mi piace molto la scala perché rientra qua, ma a questo punto possiamo fare semplicemente così. Ok, così almeno è molto meglio. E appunto ora dovremmo farci delle ceste. Delle ceste, usiamo magari il legno che abbiamo... Abbiamo molto di legno di altre cose. Che questo qua l'abbiamo finito. Allora ci prendiamo un po' di questo anche. Allora facciamo... Ma sì dai, facciamolo tutto. E ci facciamo un po' di ceste, perché ce ne serviranno molte. Ok, ne abbiamo già 8, quindi possiamo fare 4 doppie ceste. Ok, scendiamo. Ok, perfetto. Qua, allora, è largo 5, quindi possiamo fare una cosa del tipo... Oh, hai rotto le palle, però, con sta cosa. Ok, qui metteremo qualcos'altro e non la ghiaia, perché sennò cade tutto. E facciamo così. Allora. Ok, facciamo una parete tutta in stone. Poi, allora, dato che è largo 5, abbiamo detto, facciamo così, guardate. Non so se vi piace, ma a me magari potrebbe piacere una cosa di questo tipo. E qui un'altra cesta. Quindi qua non ci sarà. No, no, fa schifo. Fa schifo, fa schifo. E quindi dovremmo usare gli altri cosi, ovvero facciamo semplicemente così. Perfetto. Io direi che così è già abbastanza bello. Ora dobbiamo metterci delle workbench qua. Una workbench lì e magari una fornace di sopra. Poi qua dovrò cambiare tutto in stone brick, così almeno non si vede la terra. E sarà quello che farò. Non c'è più voglia di costruire. Ok, allora ho finito la pala, perché sto finendo appunto il pavimento. Sto togliendo tutta la terra. E il pavimento non so come possiamo farlo. Allora, un albero che mi sono dimenticato assolutamente di prendere quando siamo andati a fare esplorazione è stato quello di betulla, ovvero quello chiaro, no? Quello lì più tendente al bianco.
mi sono dimenticato di prenderlo, quindi in un futuro penso abbastanza lontano andremo anche a prendere quello. Ora penso che metterò cobblestone. Sì, dai, non so perché, ma mi è venuta voglia di mettere cobblestone, perché è buono come blocco, soprattutto vicino al legno. Questo legno. Allora, qui ho fatto una piccola finestrella, come vedete, con anche il coso. Poi appunto dobbiamo mettere anche i vetri. E a sto punto quindi facciamo anche i vetri sul pavimento. Sul pavimento, come vi avevo detto, penso nello scorso video. No, non so se lo facciamo o sì, non lo so, dobbiamo vedere. Allora, mettiamo appunto tutto il coso. Dobbiamo anche togliere il legno che avevo messo in precedenza. Ok, e facciamo anche poi la porta. Ok, qua sotto invece mettiamo proprio la porta, perché secondo me ci vuole. Allora, quasi quasi però lo porto fuori di uno. Secondo me così almeno arriva, è più in risalto, quindi sta meglio. Ok, dammi sti cosi, perfetto. Ok. No, assolutamente no. La porta la facciamo qua, quindi qua. Quindi no, in risalto un bel niente. Facciamo, ok. Perfetto. Ok, come facciamo ora? Dovrebbe essere abbastanza buono il risultato. Qui vedremo di mettere altre ceste. Facciamole subito. Ok, dobbiamo metterne una qui e un'altra. Ok, aspettate, facciamo così, guardate. Qui ne possiamo fare una, poi qui ne possiamo fare un'altra. Ok, quindi ne abbiamo tre. Non so perché ne ho fatte tre, però va bene lo stesso. Ok, perfetto. E così almeno abbiamo aumentato la nostra capacità di spazio. Qui metteremo praticamente le cose più che sono in abbondanza sopra, ok? Perché come vedete, ora vi porto, tipo di pietra abbiamo già riempito una cesta intera, quindi sotto porteremo abbastanza cobblestone. E sì, non capisco perché va a scatti. Ora devo vedere anche dal video se va a scatti. Ok, il video non va a scatti, perfetto. Allora, intanto mangiamo, perché sennò qui ci moriamo. Ok. Allora, cosa stavo dicendo? Dobbiamo prendere ancora del legno. Ok. Dovrò assolutamente farmare un botto di legno, perché non ne abbiamo. Però, comunque, ce lo facciamo ancora bastare per ora. Ok, portiamo questa cesta giù. Ok. Andiamo, 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 andiamo. E la mettiamo qua. Perfetto. Allora, io direi che per ora... Cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa? Fa abbastanza schifo sta cosa. Dobbiamo vedere se anche di là c'è. Ma è simmetrico questo? No, non è simmetrico. Quindi questo dobbiamo farlo. Dobbiamo portare anche un pillar magari di qua, dato che di là l'abbiamo fatto. Poi lasciamo tutto com'è. Allora, andiamo qui lontano e vediamo com'è. Ok. È simmetrico. È simmetrico. Molto buono. Ok. Allora, quindi qua. Ah, questo dobbiamo proprio lasciarlo. Sei serio? Sei serio? No, dobbiamo lasciarlo. Sul serio? Sì, dobbiamo lasciarlo. Acchio. Ok, fa niente. Qui mettiamo la terra. Perfetto, allora dobbiamo fare una piccola rientranza appunto adesso. Quindi magari facciamo una cosa di questo tipo. Ok. Questo togliamolo e ci mettiamo questa cosa qua. Sì, mi piace. Allora, poi facciamo magari una piccola cosa qui in cobblestone, solo per dare più contorno. E appunto mettiamo questi. Ok. E mettiamo un po' di luce, così almeno
diventa anche più bello. Ok, perfetto. Secondo me è abbastanza carino. Ok, come la mia professoressa di matematica, quando c'è un esercizio proprio difficile, tutte queste cose qua. Sì, è molto carino, molto carino. Boh, non so come facciano a piacerle quelle cose, però ognuno ha i propri gusti. E quindi dobbiamo fare ancora il tetto. Dobbiamo fare ancora il tetto. Qui illuminiamo un po' perché sennò ci spawna il mondo. Ok. Qua possiamo anche farlo un po' più corto perché non ci serve a niente. Questo legno anche non serve a niente. Qui. Ok. E niente, ora vado a dormire e cerco di immaginare un po' come si fa il tetto. Ok. Allora, ho fatto anche il tetto. E ho messo a cuocere un po' di stone perché, come in ogni altra costruzione, ok, allora, come in altre ogni altra costruzione che abbiamo fatto, tenendo questa tecnica degli stone brick, devo mettere dei blocchi di stone a caso. Esatto, blocchi di stone a caso. Tipo qua, 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 qua. Poi buchi, buchi, qua. Qui. Penso basta. Non ne dovrei aver fatti più. Comunque vedete che da una costruzione monotona come era, magari diventa tutta un'altra cosa. E questo è molto figo. Perfetto. Quindi questo sarà un episodio corto perché ora devo anche andare via. Però comunque spero vi sia piaciuto. Ora qui portiamo anche un po' di bone meal e facciamo crescere tutte le cose, ultima cosa che possiamo fare in questo episodio. E poi nel prossimo comincerò già a stipare tutte le risorse che posso dall'altra parte. Allora, andiamo a prenderci ancora del bone meal. Perfetto, così almeno possiamo fare ancora quest'ultima cosa. Ok. E niente, io sto registrando questo episodio subito dopo l'altro. E intanto stavo mangiando dei cracker, quindi c'ho un po' la bocca impastata ora. Comunque, ho registrato questo episodio subito dopo l'altro, come vi ho detto, perché mi devo preregistrare un po' di video per le vacanze natalizie. Non che io vada da qualche parte, però comunque nelle vacanze natalizie devo godermele un po' di più a pieno, diciamo. Questa è una figata, che si possono innalzare le cose, anche se qua dovremmo rompere, perché dovremmo fare la stradina. E niente, noi ci vedremo col prossimo video. Ciao ciao!